tutto in porta. Centrali di Zoli, Sciotti, esterno, Francesco Ferretti con... Pace, ma stanno ascoltando! Perte, Casciotti, Ferretti, Pace. Tiziano, Ammassari, Laurato e Cesaro. Ecco, ecco, vediamo. Ma lui non lo fa, dopo è fatto la Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al Circolo Sportivo Ciriaci per questa 21esima giornata della Lega Calcio 8 di fronte alla Pisana SJ, squadra che all'andata dentro vita ad una partita vibrante terminata a 4 pari con il SJ che riuscì ad agganciare la Pisana proprio all'ultimo secondo, cercano la rivincita o vale a dire almeno o di ripetere l'impresa gli uomini di Pasquale qui alla Ciriaci in casa. Il CJ invece cerca la quarta vittoria consecutiva, viene da 3 e è risalita in terza posizione a 40 punti. La partita è osservata un minuto di silenzio con le squadre che adesso si posizionano in campo. Dalla sinistra, dalla destra dei volti delle schermi giocherà la Pisana Calcio 8 in completo rosso. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei volti delle schermi, giocheranno invece gli ospiti del CJ in completo nero. Ricordiamo, la Pisana è ottava in classifica, 30 punti, ma a soli 3 di distanza dalla sesta posizione, che è anche l'ultima valida per la partecipazione ai playoff. Il CJ invece quarto in classifica, o meglio terzo a pari mezzo con il cottinista Ebano Gomme, ha 40 punti. Il CJ che per lungo tempo nel corso di questa stagione è stata a capolista. Si parte adesso con il primo pallone battuto dalla Pisana con Ammassari che gira indietro verso Carnevali. È lui la numero 10 a gestire la sfera da playmaker. Ora subito si impossessa del pallone il numero 4 che però viene fermato, Pace, quindi la rimette in campo ancora il CJ con il tentativo di Starace, colpo di tacco da parte di Sei ancora verso Starace, conclusione fenomenale parata di De Bernardo, primo intervento della partita sulla prima conclusione, straordinario inizio di questo match. CJ che adesso attacca dalla sinistra, anche se poi la sfera è stata consegnata dall'arbitro ai giocatori della Pisana. Pisana che ricordiamo viene da una vittoria importantissima contro la COD 272. Una vittoria che ha consentito agli uomini di Pasquale di accorciare su Roma e Bacci. Roma che ha perso contro il Cotto la settimana scorsa e Bacci che ha pareggiato contro il De Angelis e che ha consentito ovviamente di scacciare indietro anche una delle potenziali avversarie per la sesta posizione. Il CJ anche se viene da una vittoria, anzi viene da 3 vittorie consecutive, oggi cerca la quarta. Ricordiamo all'andata 4 pari con la Pisana sotto, poi avanti fino alla fine 4-3 che però divenne 4 pari a qualche secondo dal termine della partita. A centrocampo la muove ancora il CJ che gira sulla destra verso Codignoli che può caricare il destro ed è un gol straordinario, vantaggio del CJ, Codignoli 1-0 per gli ospiti. Non se devi di te qua Matteo, te devi stare là, c'è deve stare Tiziano, deve stare Tiziano Lotti. Dopo 2 minuti di gioco il CJ già in vantaggio grazie ad un gol straordinario segnato da Codignoli, un destro da quasi centrocampo che ha trafitto De Bernardo. De Bernardo che in precedenza era stato bravissimo a parare una conclusione invece di Starace. Starace che adesso conquista palla a centrocampo, la smista verso il numero 4 che può andare ancora da Starace sulla sinistra, supera la linea di centrocampo. Starace ancora verso Codignoli, autore del gol che gira all'indietro, attenzione era un'altra conclusione, stavolta termina fuori, ancora pericolo per la porta di De Bernardo.
Rimette in campo la Pisana con il portiere che la gira subito verso Carnevali, che è prestato altissimo da parte dei giocatori del CJ. Adesso gira sulla sinistra, poi tentativo di suggerire ancora verso Cesaro, che però viene anticipato bene da Mazzesi, che lascia scorrere per l'intervento di Boni in uscita. Si ricomincia con il CJ ancora in possesso palla con Buono, che avanza a centrocampo, gira sulla destra verso Codignoli, uno contro uno contro la difesa schierata della Pisana, che adesso lo raddoppia. Codignoli perde la palla, la recupera ancora Laurato, che gira sulla sinistra, colpo di tacco di Carnevale ad aprire ancora per i difensori, che hanno però qualche difficoltà a mantenere il possesso, prestati altissimi da Regis e infatti indotti all'errore. Rimessa laterale sulla destra per il CJ che è avanti, gol dopo soli 2 minuti di gioco di Codignoli che adesso è ancora in possesso della sfera, ma che sbaglia il controllo concedendo rimessa alla Pisana. Carnevali gira ancora sulla sinistra, c'è il movimento di Ammassari sulla destra che però non viene visto, adesso viene suggerito, va incontro alla palla il numero 8 che ha un rimpallo fortunato, gira ancora verso Carnevali, adesso cerca di rallentare la manovra la Pisana, che prova col fraseggio a prendere in mano il possesso palla e il ritmo della partita. Tentativo ancora di lancio da parte di Carnevali verso Cesaro, che però è stato scavalcato. Rimessa laterale sulla destra per il CJ, che la mette in campo con le mani, arriva però l'intervento da parte del numero 5 della Pisana, ovvero Ferretti, che però non controlla bene. Deviazione che porta comunque la rimessa laterale ancora per gli uomini in nero, che sbagliano però, attenzione, la recupera sempre Ferreri, che adesso può aprire sulla destra, anzi era Laurato che gira sulla sinistra. Ferretti ora riceve, c'è Carnevali in mezzo al campo che però non viene servito, si va da Ammassari, tre quarti campo Ammassari, conclusione fuori di pochissimo. Ancora tentativo verso lo specchio della porta, stavolta per la Pisana, col tiro di Ammassari improvviso, che ha stoppato con la destra, se l'ha alzata sul sinistro e con lo stesso piede ha concluso. Palla di poco fuori, non un gran pericolo, ma comunque il primo squillo della Pisana, che cerca di reagire dopo il vantaggio degli ospiti, che adesso manovrano sulla destra con ancora la palla verso Mazzesi, che adesso può servire sulla sinistra Starace, preferisce invece avanzare, scarica verso T6, dialogo ancora con Mazzesi, T6 allarga sulla destra per Buono, c'è Codignoli che fa il movimento a venire incontro, viene preferito ancora T6 che suggerisce sulla sinistra verso un compagno, si tratta di Starace che la stoppa, c'è Regis disposto sulla linea sinistra del campo che si è spostato alla sua posizione ideale di centro. Ora Mazzesi gira ancora sulla sinistra verso Starace, che prova a puntare la difesa avversaria, scarica verso Buono. Buono 1-2 con T6. Mazzesi, giro palla da parte del CJ che chiude la Pisana nella propria metà campo, deve difendere dietro la linea della palla la squadra del presidente Di Pasquale, che adesso però recupera il possesso con Ferretti, che viene ancora prestato da due giocatori, riesce a liberarsi del pallone, lo mantiene anche in campo, va incontro a questo passaggio Cesaro che viene fermato fallosamente. Calcio di punizione per gli uomini in rosso sotto 1-0, ma che cercano di reagire, sesto minuto di gioco, 19 primi alla fine di questa prima frazione. Ora errore da parte di Ammassari che consegna la palla a Codignoli, gira per Regis, vediamo se gioca di sponda, deve girarsi, riesce a saltare un avversario, Regis se la porta sulla sinistra, poi sul destra, uno contro uno, se ne va sulla sinistra, tiro e ancora respinta da parte di De Bernardo, che mette in calcio d'angolo, corner che verrà battuto sulla sinistra dal CJ attivissimo, settimo minuto. Rimessa con le mani, Buono col destro, può andare alla conclusione che termina sul fondo. Ennesima opportunità, ennesimo tiro in porta in questi primissimi minuti del match per la squadra in nero, che ha cominciato molto aggressiva questa partita. Ricordiamo CJ che viene a 3 vittorie consecutive, CJ che è stato in testa alla classifica per moltissime giornate, poi è arrivato un periodo abbastanza negativo che cominciò da quella famosa sconfitta 7-1 contro il Checco dello Scapicolo, che lo portò poi addirittura ad occupare la quinta posizione in classifica. Adesso è quarto a 40 punti a pari merito col Cottini, ma cerca di sfruttare la partita difficilissima degli uomini della presidente Staibano, che giocano in casa contro la capolista Cotton Club. La Pisana invece ha 30 punti in classifica, a 32 la Roma, a 33 il Bacci Immobiliare. Queste tre squadre sono quelle più accreditate per giocarsi il sesto posto. Questa è più in generale la sfida tra due neopromosse che stanno già interpretando un campionato di altissimo livello nelle primissime posizioni. Palla allargata ancora sulla destra per la Pisana, che adesso prova ad avanzare con Laurato, che gira sulla sinistra verso Carnevali, scarica verso Cesaro all'indietro per Pace, che viene però anticipato, intervento da parte della difesa della CJ che riesce a scacciare il pericolo mettendo la palla in fallo laterale. Attenzione Laurato, prova ad andarsene in mezzo a due, Laurato viene
fermato fallosamente da Buono. Calcio di punizione per la Pisana, che adesso prova a reagire. C'è pace sulla sfera. Otto minuti già giocati nel corso di questo primo tempo, 1-0 per il CJ che è passato di grazia a Codignoli. Mancano 17 minuti alla fine di questo primo tempo e a battere la calcio di punizione c'è Ferretti, due uomini in barriera, Ferretti con la sinistra prova a metterla in mezzo, tiro raso terra che viene scacciato dalla difesa ospite con Mazzesi, possesso ancora per la Pisana che gira sulla sinistra, palla in mezzo a cercare Cesaro che prova a controllare col colpo di testa che però si trasforma in uno stop troppo lungo. Palla direttamente tra le mani di Boni che la rimette subito in campo. Buono, forse si allunga la palla, riesce comunque a mantenere il possesso. Provo di triangolo con T6. Alla fine Staracci a spuntarla dalla tentativo di recupero da parte della Pisana. Codignoli gira verso Buono, pallone sporcato, ha qualche difficoltà Buono a controllarla, gira ancora sulla destra verso un compagno, riceve il numero 4 che ha giocato da playmaker a centrocampo, prova ad avanzare, T6 ha spazio alla tre quarti campo, favorisce ancora Starace, giro palla con Buono, T6, ancora passaggio di ritorno per il numero 4, vediamo se prova a far partire il terzino sulla fascia destra, uno contro uno da quella parte con tre giocatori della Pisana a marcare, cross rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno tocca e fallo laterale sulla sinistra con la Pisana che avrà la possibilità di rimettere in campo la sfera. Siamo giunti quasi al decimo minuto. Mancano poco più di 15 primi alla fine di questo primo tempo. Siamo 1-0 per il CJ con l'arbitro che fischia per fermare il gioco, deve allacciarsi lo scarpino. 1-0 per il CJ, ha cominciato sicuramente nel modo migliore questa partita, attaccato e è riuscita subito a passare in vantaggio. La Pisana poi piano piano è riuscita ad uscire dall'assedio che hanno portato nei primissimi minuti i giocatori in nero e si è fatta vedere già in un paio di occasioni, anche se è mancato l'ultimo passaggio e la capitalizzazione. Attenzione ancora a Codignoli che cerca di recuperare un pallone e poi finisce un uomo a terra della Pisana, si tratta del numero 2, ovvero Casciotti. L'arbitro però non ha fischiato fallo, anzi sì, ha fischiato fallo. Fallo è stato commesso proprio dallo stesso Codignoli che aveva tentato di rubare il pallone a Casciotti. Si riparte con Pace che gira ancora verso un compagno, prova il lungo lancio a cercare sulla sinistra Laurato che alla fine arriva sulla sfera, Codignoli lotta con lui, Laurato la mantiene in campo, prova ad andare in mezzo a due, viene fermato fallosamente, ancora calcio di punizione per la Pisana, undicesimo, 14 primi alla fine della prima frazione di gioco. CJ che adesso deve difendersi anche se pressa molto alto sul portatore di palla. Carnevali rallenta un po' la manovra, cerca di far ragionare i compagni, Laurato gira sulla destra verso un difensore che può avanzare, c'è Pace sulla destra che viene servito in questo momento, sovrapposizione da parte del numero 4 che prova a cambiare lato con Carnevali che supera la linea di centrocampo. Carnevali, vediamo se prova ancora il passaggio verso Pace, favorisce invece Laurato che adesso scarica verso il terzino che la mette in mezzo, cross da sotterra deviato da Mazzesi, Mazzesi che la mette in calcio d'angolo, corner sulla destra per la Pisana che adesso può diventare veramente pericolosa nello sviluppo di questa manovra. Cross deviato, poi arriva il tiro dalla distanza da parte di Casciotti, altissimo. Si riparte con la rimessa in campo effettuata da parte di Boni, col CJ ancora in possesso palla, la Pisana che pressa alta. Attenzione a Carnevali che prova a portare via il pallone ai palleggiatori della squadra nero che adesso però se ne vanno 3 contro 4, largo il passaggio sulla sinistra verso Regis che prova a puntare sul vertice sinistro dell'area di rigore, Regis si accentra, conclusione, un vero e proprio miracolo da parte di De Bernardo che salva il risultato. Ancora una parata importantissima da parte di Giuseppe De Bernardo, portiere della Pisana che molte volte quest'anno ha salvato il risultato della squadra che oggi gioca in completo rosso. Ora calcio d'angolo, palla in mezzo e arriva il tocco sotto da parte di Regis che raddoppia. Regis che era andato vicino al gol a qualche secondo prima, negato solamente dal miracolo di De Bernardo e che adesso va a infliggere il secondo gol alla Pisana. 2-0 per il CJ qui al C10. Si riparte, siamo giunti al 13° minuto, abbiamo quindi superato la metà di questo primo tempo, 12 primi alla fine della prima frazione con la Pisana sotto 2-0 in casa alla C10. CJ è passato in vantaggio dopo soli 2 minuti grazie ad un tiro dalla distanza di Codignoli e che ha raddoppiato con
Regis che proprio in precedenza era stato pericoloso prima di segnare il gol con una parata straordinaria da parte di De Bernardo, che aveva negato la gioia al numero 15, che però si è rifatto poco dopo. Ora attenzione al pressing da parte dei giocatori in rosso, con Laurato che va a pressare sulla numero 16, che ha qualche problema a mantenere il possesso, si chiude vicino alla bandierina del calcio d'angolo, poi riesce comunque a scaricare verso Codignoli, che adesso perde la palla, poi la recupera comunque il CJ, che se ne va in contropiede. Attenzione a T6, che può essere servito in mezzo alla tre quarti campo, viene però fermata la manovra della squadra in nero, poi c'è fallo commesso da Codignoli, entrata scoordinata secondo l'arbitro, e calcio di punizione per la Pisana che va a battere. La rimette in campo la Pisana con Ferretti, che prova ad allargare subito per Pace, ma si deve ribattere la rimessa laterale. Con le mani la va a rimettere in campo la Pisana, con Laurato che gira sulla destra verso Casciotti, che deve avanzare palla al piede, preferisce ancora il suggerimento verso il numero 11, che prova ad andarsene al centrocampo, gira per Pace che si sovrappone sulla destra, c'è Ammassari in mezzo alla tre quarti campo che viene servito, stop col sinistro, prova ancora ad andarsene, Ammassari serve sulla sinistra un compagno che va alla sovrapposizione, arriva invece il tiro alla parata del portiere, calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo per la Pisana sulla destra, scambiano Pace e Laurato che punta un avversario sul lato corto dell'area di rigore, c'è ancora il numero 4 che gira verso Ferretti, che vediamo se carica al sinistro, va alla conclusione Ferretti e accorcia le distanze la Pisana, 2-1, partita spettacolare al Ciriaci. Siamo giunti al 15° minuto, mancano 10 minuti alla fine di questo primo tempo, siamo 2-1 per il CJ, CJ che è andato avanti 2-0 ma che ha visto la Pisana accorciare le distanze grazie al tiro da fuori aria da parte di Ferretti, che ha bucato la porta avversaria con una conclusione raso terra dove Boni non poteva raggiungere il pallone. Adesso c'è un calcio di punizione per la Pisana che da qualche minuto a questa parte ha preso in mano le redini del gioco e cerca di imporre il ritmo alla partita. Carnevali gira sulla destra verso Pace, molto attivo in questi primi minuti, gira verso Laurato, questa è la porta sul sinistro, scarica ancora per Carnevali che salta un avversario, sul destro Carnevali, tiro ed è l'improvviso pareggio della Pisana che nel giro di un minuto segna due gol, due pari. Non dormimo, Sul tiro di Carnevali probabilmente c'è stata una deviazione da parte di Cesaro, visto che tutti i compagni sono andati a abbracciare il numero 7. Fatto sta che la Pisana nel giro di un minuto segna due gol e si riporta sotto due pari qui al Ciriaci col CJ, che aveva costruito un vantaggio che sembrava rassicurante, ma che come sempre accade qui in Lega Calcio 8 è stato semplicemente un'illusione. Attenzione ancora alla sfera calciata da Buono in porta, poi il ripallo favorisce la Pisana, lungo lancio in direzione di Cesaro, con Mazzesi che ha qualcosa da dire all'indirizzo dell'arbitro, voleva un fallo che il direttore di gara non ha fischiato. Ancora Buono, gira sulla destra verso Regis che prova ad avanzare, si accentra, Buono verso Regis che riceve, Regis se la porta sul destro, vediamo se prova a servire Starace che la mette in mezzo, tocco davanti alla porta e l'incredibile intervento ancora di De Bernardo che sta veramente salvando il risultato. Ora ancora palla in avanti verso Cesaro che viene fermato da Mazzesi con la CJ che ha qualche difficoltà adesso a mantenere il ritmo della Pisana, lungo lancio ancora verso Regis ma è arrivato l'intervento da parte di De Bernardo che è riuscito a salvare ancora una volta la situazione. Laurato, tre quarti campo, adesso le squadre sono lunghissime sul terreno di gioco, sono saltati tutti gli schemi, palla sulla destra verso Pace che allarga sulla sinistra, può avanzare a spazio Carnevali, va alla conclusione, fuori di pochissimo. Ha sfiorato l'incrocio dei pali la conclusione di Carnevali e il CJ che adesso prova ancora una volta a costruire l'azione offensiva con Regis, lato corto dell'area di rigore, prova l'uno contro Pace, Regis
cross Rasoterra che viene deviato, corner sulla sinistra, la Pizzana è costretta a difendersi, ora Buono sul destro, vediamo se prova a girare verso Mazzesi, Buono prova a fare tutto da solo, doppio dribbling, poi scarica verso Mazzesi che va alla conclusione, esterno destro svirgolato che termina sul fondo, ma il CJ prova a reagire dopo il doppio gol subito dalla Pizzana. Siamo giunti quasi al 19° minuto con il risultato che vede la Pizzana sul 2 pari qui al Ciriaci contro il CJ. Pizzana che era sotto di 2 gol e che è riuscita a pareggiare. Attenzione a questa azione ancora rocambolesca col CJ che prova a salvarsi in qualche modo. Ne esce Starace che però perde la sfera, la recupera Ferretti che se la porta ancora sul sinistro. Tiro rimpallato dalla retroguardia in nero che adesso ha qualche difficoltà però a spazzare. Pressing altissimo da parte della Pizzana con l'intensità che è il fattore chiave di questa partita. Carnevali in mezzo a due, prova a saltarli, grande gioco di gambe, poi perde la sfera ma il rimpallo lo favorisce. Vediamo se prova a servire un compagno sulla sinistra, c'era stata la sovrapposizione di Ferretti. Gira sulla destra verso Cesaro, Cesaro va al tiro, ancora una deviazione, c'è rimessa laterale sulla destra. La rimette in campo la Pizzana con Ammassari. Siamo giunti quasi al 20° minuto, poco più di 5 primi alla fine del primo tempo. Due pari, partita spettacolare come ci aspettavamo qui alla Ciriaci tra Pizzana e CJ. Con Pace che gira sulla sinistra verso Casciotti. Quindi Ferretti, attenzione al pressing da parte di Codignoli. Poi viene pescato Laurato in mezzo alle maglie nere del CJ. Prova adesso a giocare di sponda il numero 11 che serve all'indietro ancora Carnevali che ha giocato a playmaker. Cesaro salta un avversario. Cesaro, conclusione, parata di Boni. Abbiamo contato un incredibile numero di conclusioni nel corso di questo primo tempo. 2-2 risultato, ma veramente i gol avrebbero potuto fioccare. 20°, attenzione a Ferretti che adesso prova a liberarsi di due avversari. Ferretti prova a servire Carnevali sulla sinistra, Carnevali in mezzo all'area, se la porta sul destro, perde l'attimo, recupera la difesa del CJ che adesso riparte in contropiede, lungo lancio verso T6 che non ha un controllo fortunato, diventa quasi un passaggio verso Codignoli che viene anticipato. Ferretti prova a girare subito verso Laudato che viene fermato. Regis prova a fare tutto da solo, grande percussione da parte di Regis, grande fisicità per il numero 15 che va alla conclusione, ma De Bernardo è un fenomeno, gli sbarra la strada. Si ricomincia dopo il time out chiamato dalla panchina della Pizzana con il risultato che è ancora sul 2-2. Quando siamo giunti alla 21°, mancano 4 minuti alla fine di questo primo tempo più eventuale recupero. Partita spettacolare alla Ciriaci con il CJ avanti di 2 gol raggiunto dalla Pizzana nel giro di 1 minuto, 2 pari. Adesso calcio d'angolo sulla destra per i neri che avranno la possibilità di battere con Buono. Calcio d'angolo battuto da Buono in questo momento, palla sul secondo palo, colpo di testa di Mazzesi che sbaglia clamorosamente l'impatto col pallone che termina fuori addirittura in fallo laterale e la Pizzana avrà la possibilità di rimetterla sul terreno di gioco con una rimessa. Pericolosissimo ancora il CJ sui calci piazzati con Mazzesi che ha veramente sfiorato quello che sarebbe stato il terzo vantaggio di questa partita per la squadra in nero. Attenzione al grande triangolo tra Ammassari e Cesaro col numero 7 che si era posizionato in mezzo all'attacco, passaggio di ritorno che però è stato fermato dall'intervento scivolato della retroguardia della CJ che adesso deve ancora difendersi. Pace con le mani prova a metterla in campo verso Cesaro che deve giocare spalla alla porta, invece di girarsi preferisce subito il passaggio all'indietro che però sbaglia, aveva provocato involontariamente il contropiede di Regis che, visto De Bernardo un po' fuori dai pali, ha provato il pallonetto totalmente velleitario che è terminato fuori. Cambio di gioco ancora verso Ferretti che se ne va. Ferretti la mette in mezzo, troppo indietro per Cesaro, ma attenzione perché la recupera ancora Laurato che prova a saltare due avversari, poi perde la sfera, la recupera ancora la squadra nero che se ne va. Buono, salta un avversario, viene messo giù, fallo e calcio di punizione per il CJ. Già battuto Codignoli davanti alla porta, ma l'arbitro dice che si deve ribattere. Occhio larghi!
Buono, allarga sulla destra verso un compagno, riceve ancora il numero 4 che prova ad avanzare, c'è T6 vicino che non viene servito. Vediamo se si favorisce la sovrapposizione del terzino sulla destra. Poi addirittura Buono va al tiro, tiro a giro che però termina alto. De Bernardo la rimette in campo. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo più eventuale recupero. Siamo giunti al 23esimo, abbiamo superato il 23esimo. Siamo 2 pari. Carnevali adesso riceve pressing da parte di Buono con Carnevali che rischia raddoppio su di lui, perde la palla, la recupera Buono, Buono entra in area, serve Regis che se la porta sul sinistro, colpo di tacco a favorire l'inserimento di Codignoni che viene fermato, ha rischiato tantissimo la difesa della Pisana che adesso però riparte, palla al piede, una ripartenza ordinata senza buttare via il pallone, i giocatori della Pisana hanno dimostrato grande tecnica nel corso di questa azione, uscendo palla al piede da una situazione veramente pericolosa che però loro stessi si erano messi nella condizione di dover superare. Attenzione adesso ancora a Cesaro che va a prendere la palla, spalla alla porta, gira verso Laurato, subito sulla destra che favorisce l'inserimento di Pace, poi cross che viene ribattuto dal colpo di testa di Mazzesi con la retroguardia del CJ che controlla questo possesso. Regis viene cercato, il rimpallo però favorisce l'intervento di Casciotti che poi si rifugia nelle mani sicure di De Bernardo. Carnevali avanza, palla al piede. Almeno 10 metri di campo fatti col possesso palla per il numero 10 che serve sulla destra, ancora Laurato. Passaggio di ritorno per Carnevali che allarga sulla destra, ottima apertura verso Ferretti che prova a metterla in mezzo. L'arbitro dice però che la palla è uscita. Siamo giunti al 25esimo, l'arbitro dice che manca 1 minuto alla fine, è evidentemente quello di recupero. Uno alla fine di questo primo tempo, 2 pari, un primo tempo giocato a ritmo e intensità altissime. Ricordiamo, CJ avanti 2-0, raggiunto nel giro di 1 minuto dalla Pisana con 2 gol, uno più improvviso dell'altro. De Bernardo va a rimettere in campo questa sfera che dovrebbe essere a occhio e croce l'ultima azione di questo primo tempo. Con le mani la portiere della Pisana che gira verso Pace, passaggio corto, subito pressing da parte di T6 che mette in difficoltà Pace. Che è costretto a spazzarla in fallo laterale, concedendo l'ultima azione alla CJ. Attenzione a Buono. Buono in mezzo per Regis, anticipato da parte di Ferretti. Ma la palla capita ancora sui piedi del numero 4, che gira sulla destra. Ora è dietro la linea di centrocampo la squadra in nero. Infatti non c'è più tempo. Fischia l'arbitro. Finisce qui il primo tempo. 2 pari tra Pisana e CJ. Ci vediamo per la ripresa. Si ricomincia per il secondo tempo tra Pisana e CJ qui ad Aciriaci. Con le squadre schierate a parti invertite, dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi giocano in completo nero gli ospiti del CJ. Dalla parte opposta, quindi dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi, gioca invece la Pisana Calcio 8 in completo interamente rosso. Ricordiamo che alla fine del primo tempo il risultato è 2 pari con la CJ avanti per 2-0 raggiunto nel giro di 1 minuto dalla Pisana. I gol per il CJ sono stati segnati da Codignoli e da Regis. Per la Pisana sono arrivati invece i gol di Ferretti e di Cesaro che ha deviato davanti alla porta, una conclusione già precedentemente deviata di Carnevali. Primo possesso della ripresa per il CJ con Buono perennemente in campo che gira sulla sinistra verso T6 che deve, anzi verso Starace che deve però saltare 2 avversari, raddoppio su di lui che alla fine è fortunato perché la Pisana riesce comunque a togliere il pallone dai piedi del numero 10. Concede però ancora una rimessa laterale che viene battuta in questo momento dagli uomini in nero. Regis va a prendere la palla incontro al battitore di questa rimessa. Gira ancora per Buono. Regis viene a prendere la palla al centrocampo. Ottimo lavoro da parte della centravanti della CJ che sta giocando una grande partita e oltre al gol si è veramente reso utilissimo alla manovra della squadra. Ora ancora la CJ con Buono. C'è sulla destra largo un compagno che viene servito verso Codignoli. Da passaggio sbagliato lo recupera Casciotti che però ha qualche difficoltà a gestire la sfera. Rilancia dove ci sono solamente maglie nere, poi si combatte a centrocampo su questo possesso, alla fine la spunta a Massari che gira ancora verso Casciotti che supera la linea di centrocampo, Casciotti prova a servire Cesaro, passaggio deviato, suggerimento comunque che fa guadagnare la Pisana una rimessa laterale che viene battuta in questo momento dagli uomini del presidente Di Pasquale, c'è Casciotti libero dietro la linea della tre quarti campo che però non è stato visto. Si è preferito invece un suggerimento con le mani in mezzo all'area che non è stato fortunato. Regis gioca di sponda, triangolo sbagliato, la recupera la Pisana. Poi alla fine il CJ però si salva e va subito alla ripartenza con Starace che va al tiro. Tiro alto sulla traversa, controlla De Bernardo che l'andrà a rimettere
in campo con un rinvio dal fondo. De Bernardo con le mani. Lungo lancio ancora in direzione di Ferretti che la controlla col sinistro all'indietro verso Laurato, gira per Esposito ancora verso Ferretti che viene messo giù fallosamente. Calcio di punizione per la Pisana quando siamo giunti al secondo minuto di gioco di questa ripresa, ne mancano quindi 23 alla fine della partita. Siamo sempre due pari, ripresa che è cominciata almeno per quanto riguarda gli standard del primo tempo con un ritmo leggermente più basso, ma sappiamo che queste sono due squadre a fisicità e che in generale hanno un'esplosività superiore alla media della Lega. Sarà Ferretti a battere questo calcio di punizione in pratica da centrocampo, l'arbitro fischia, palla in mezzo verso gli attaccanti con Ammassari che prova a staccare, rimane lì la sfera con Esposito che lotta in mezzo a due, alla fine ne esce il vincitore però Buono che prova a allungare subito per Mancinelli che viene messo giù e calcio di punizione per il CJ con Mazzesi che si avvicina sulla sfera e la batte. Buono, sicuramente leader del centrocampo del CJ nel corso di questa partita, verso Regis in mezzo a due, torna ancora da Mazzesi, allarga verso un compagno sulla destra che però è pressato da Laurato, gira verso Boni che rinvia, rinvio totalmente sbagliato. Semestra laterale concessa dal CJ alla Pisana. Con le mani ancora Ferretti gira verso Carnevali, poi con la sinistra Ferretti prova a metterla in mezzo, Mazzesi riesce ad anticipare gli attaccanti, Regis commette fallo, Regis tentativo di controllo sui giocatori della Pisana che reclamavano un fallo che avrebbe dovuto essere fischiato addirittura prima di quello che ha fatto l'arbitro. Ora si va ancora a anticipare Esposito, ma l'arbitro concede un calcio di punizione agli uomini in nero. Gira sulla sinistra verso Pelucca che deve però superare la pressione di due avversari. Pelucca gira sulla destra verso un compagno, pressing da parte di Laurato, Regis gira di prima verso Codignoli che può andare al traversone, intervento straordinario da parte di Casciotti in scivolata sul pallone, pulito, prova ad avanzare, la mantiene in campo, poi però la perde, la recupera ancora il CJ, si lotta sulla linea di fallo laterale qui sulla destra. Il CJ alla fine la spunta, attenzione alla palla in mezzo verso Regis che può andare al tiro, poi arriva il tapin vincente sotto porta di Codignoli che dopo la respinta di De Bernardo segna, porta il vantaggio il CJ e sigla la sua doppietta personale. Si riparte quando siamo giunti al quinto minuto di gioco qui nel secondo tempo alla Ciriaci tra Pisana e CJ, 20 minuti alla fine della partita col CJ che è tornando in vantaggio grazie al gol di Codignoli, il secondo della partita del giocatore col numero 7 che ha ribattuto una respinta corta di De Bernardo sul tiro di Regis. Buono, allarga sulla sinistra verso Starace che va alla conclusione deviata, ancora Codignoli se la trova lì un po' troppo indietro, gira verso Regis che ancora Codignoli sulla destra, preferisce andare ancora da Buono che viene anticipato, intervento da parte di Esposito che poi però non riesce a mantenere il possesso, alla fine la spazza il CJ e concede comunque fallo laterale agli avversari. Ferretti commette fallo, fa i danni di Codignoli e calcio di punizione per il CJ. Codignoli gira verso Buono che va al tiro dalla distanza senza nessun problema, controlla De Bernardo e osserva il pallone uscire fuori. Il portiere ex Checco dello Scapicollo rimette in campo la sfera, dialoga con Carnevali, poi lungo lancio, la spunta alla fine a Massari dopo la respinta corta da parte di Pelucca, poi perde il possesso ma si complicano le cose per la difesa del CJ pressata dagli attaccanti della Pisana che riescono a recuperarla. A Massari col sinistro dentro verso il tiro da parte di Laurato, respinta della difesa della CJ ma non è finita, la Pisana prova ancora ad attaccare con Carnevali sulla sinistra, se la porta sul suo piede favorito, poi mette in mezzo, arriva però l'intervento da parte della portiere Boni che riesce ad abbrancare in presa e a salvare la sua squadra da un secondo potenziale pericolo nella stessa azione.
Ora rimessa laterale per gli uomini nero avanti 3-2, ma che adesso devono subire il ritorno della Pisana con la squadra del presidente Di Pasquale che cerca di reagire evidentemente a questo nuovo vantaggio del CJ arrivato in modo improvviso. Ancora una palla in mezzo per Regis che la aggancia non benissimo perché poi arriva il controllo da parte di Casciotti che la difende, la lascia uscire fuori. De Bernardo la rimette subito in campo per Carnevali che è ancora pressato, cerca di superare Regis. Carnevali si allarga sulla sinistra, favorisce la sovrapposizione ancora di Ferretti. Intervento da parte di Codignoli che mette in fallo laterale. Ferretti con le mani verso Casciotti che prova subito di prima a servire Esposito senza fortuna. Sempre la Pisana in possesso palla. Carnevali allarga verso Casciotti che può caricare il destro. Lo fa. Nessun pericolo per la porta di Boni perché la palla è troppo larga sulla sinistra dei pali difesi dall'estremo difensore del CJ. Boni va alla rimessa in campo. Ottavo minuto di gioco, ne mancano 17 alla fine di questa partita. Pisana sotto 3-2 che adesso però riconquista il pallone a centrocampo con Carnevali. Addirittura assist di petto di Laurato verso Ferretti che viene anticipato. Poi Ferretti lotta sulla sfera, commette fallo. Calcio di punizione fischiato dall'arbitro a Starace. 9 Novelli la va a battere, poi Mazzesi verso Regis che gioca di sponda per Starace, c'è ancora Novelli che si sovrappone sulla destra che viene fermato, poi intervento di Starace provvidenziale in scivolata che ferma la ripartenza della Pisana. 9° minuto, 16 alla fine, 3-2 per il CJ, due volte in vantaggio, due volte raggiunto, poi ancora in vantaggio, vantaggio che per il momento regge, ritmi che rispetto al primo tempo si sono un po' abbassati, ma partita comunque bellissima. Mazzesi serve sulla destra, Ciro col colpo di tacco che prova a superare gli avversari, non ci è riuscito, recupera la Pisana con Laurato che salta un avversario. Laurato se la porta sul destro, va alla conclusione. Azione personale che però termina con un tiro ampiamente fuori e la rimetterà in campo Boni. Buono, dialoga ancora con il suo portiere, allarga verso un compagno, poi l'invio sbagliato da parte di Boni che regala letteralmente una rimessa laterale sulla sinistra alla Pisana. La rimette in campo ancora la squadra in rosso che perde però il possesso. Starace lotta, poi consegna il pallone a Ferretti che prova ad andarsene sul sinistro verso Laurato che viene fermato ancora dall'intervento da parte di Novelli e ci sarà rimessa al laterale in zona offensiva per la squadra di casa con Ferretti che prova a metterla in mezzo, cross un po' troppo debole, corto con Mazzesi che riesce a spassarla. Direttamente però nella zona di De Bernardo che controlla facilmente Casciotti, triangolo che si chiude con Carnevali, gira sulla sinistra verso Laurato che prova a fare tutto da solo su questa fascia. Laurato cede verso Carnevali che la mette in mezzo, attenzione ad ammassare, palla troppo indietro per lui, manca il tapin vincente. Ora attenzione al contropiede con Starace che prova a fare tutto da solo, è stato fermato dalla difesa, era 1 contro 3, Pisana ancora in possesso palla, Casciotti. C'è Ammassari che viene adesso servito sulla destra. Ammassari verso un compagno. Palla troppo lunga per Esposito. È recuperata dalla difesa della CJ con Novelli verso Regis che prova ancora ad andarsene in penetrazione. Fermato da Laurato. E, rimessa laterale sulla destra. Ancora Novelli alla battuta. Con le mani ancora il numero 5. Passaggio sbagliato però di Starace. Con Novelli che è andato in avanti, si era sovrapposto. Pisana che la rimette in campo, Cesaro prova a girarsi, non ci riesce, viene fermato, attenzione però ad Ammassari che cerca di recuperare questa sfera, ci riesce, Ammassari tre quarti campo, se la porta sul sinistro, va al tiro, tiro che termina ampiamente fuori, timeout chiamato dal CJ quando siamo giunti all'11° a 14 dalla fine. Dopo il timeout chiamato dalla panchina di CJ si riparte quando mancano 14 primi alla fine di questa partita, siamo all'11° del secondo tempo, la Pisana è sotto 3-2 in casa contro la squadra che occupa al momento la quarta posizione a 40 punti a pari merito col Cottini. Gli uomini di Pasquale che oggi giocano in completo rosso sono invece in ottava posizione a 30 punti a 3 sole lunghezze, quindi ad una vittoria dal Barci Immobiliare che occupa la sesta e ultima posizione valida per la qualificazione playoff. Si gira in avanti, attenzione alla palla in mezzo verso Starace che può stoppare, finta il tiro col sinistro, serve ancora Regis che poi manda alto.
L'arbitro dice che c'è stata deviazione e quindi calcio d'angolo sulla destra per il CJ tra le proteste della panchina della Pisana. Calcio d'angolo battuto, palla sul secondo palo, colpo di testa di Mazzesi che termina fuori di pochissimo. La rimette in campo ancora De Bernardo, velocissima ripartenza da parte degli uomini in rosso che se ne vanno sulla destra. Attenzione a Ricci che prova a fare tutto da solo, la mette in mezzo, parata della portiere con Boni che riesce a deviare questo cross basso insidiosissimo. Ferretti anticipa ancora Starace, Carnevali, palla sul destro, Carnevali va alla conclusione, palo clamoroso. Scusate, rimessa laterale in zona offensiva per la Pisana dopo questo incredibile palo colpito da Carnevali. Ancora palla in mezzo verso gli attaccanti, la controlla ancora Laurato che fa la conclusione, miracolo da parte di Boni. Pisana pericolosissima che adesso però deve difendersi. Regis in mezzo a due, ha qualche difficoltà a controllare la sfera, ovviamente viene raddoppiato. L'ultimo tocco è dello stesso Regis e quindi rimessa laterale per i rossi. Carnevali a centrocampo, prova adesso a fare un po' d'ordine, scarica verso Laurato che salta un avversario, se la porta sul destro al numero 11, Laurato conclusione, ancora una parata del portiere. Con le mani ancora la Pisana che la rimette in campo, Carnevali, minuti veramente concitati con gli uomini di Pasquali che provano a recuperare questa partita. Ancora un tiro, ancora una deviazione stavolta da parte di Mazzesi che fa muro. Calcio d'angolo, 14esimo, 11 alla fine, corner sulla destra ancora per gli uomini di Pasquale che provano l'arrembaggio, palla sul secondo palo, colpo di testa da parte di Casciotti, ampiamente largo. Mazzesi allarga sulla destra verso T6. T6 in mezzo verso Regis, anticipo da parte della difesa della Pisana con poi il numero 9, vale a dire Pagliuga, che non riesce a mantenerla in campo. Ancora possesso per gli uomini in nero che adesso hanno tutta l'intenzione di abbassare il ritmo della partita, per il momento elevatissimo, che ha visto la Pisana negli ultimi 2-3 minuti veramente attaccare a sprombattuto. Adesso questo quasi infortunio da parte della difesa degli uomini in rosso stava per costare un gol che De Bernardo ha salvato, un rimpallo che avrebbe potuto favorire ancora il CJ, che ha però un'altra occasione, calcio d'angolo sulla destra, 15esimo, 10 alla fine di questa partita. Incredibile match ancora qui al Ciriaci, secondo le aspettative, cross sul primo palo, non c'è deviazione, palla che attraversa tutta l'area di rigore, anzi c'è stata deviazione da parte della difesa della Pisana e quindi è rimessa laterale affidata dall'arbitro alla CJ che la rimette in campo con Pelucca. Attenzione, grande gioco di gambe da parte del numero 16 che salta un avversario, ancora il triangolo, lo scambio con T6, però dopo un passaggio bellissimo ha sbagliato il controllo ancora Pelucca, che adesso riesce ancora a difendere su Pagliuca. Qualche difficoltà per il numero 9 contro il numero 16 che se ne va, percussione sulla sinistra, c'è in mezzo T6 che non viene visto, alla fine perde la sfera il numero 16, non c'è fallo secondo l'arbitro, la Pisana ne esce, palla al piede con Ferretti che adesso ha spazio sulla sinistra, può impostare la manovra, lungo passaggio in verticale, suggerimento che però termina nella zona di Mazzesi che favorisce l'uscita di Boni con il velo. Ancora Pelucca, gira sulla destra verso T6 che viene incontro alla sfera, verso Starace, Regis adesso solo contro 3 della di Pisana, prova la conclusione Regis che termina alta senza problemi per De Bernardo che la rimette in campo. Carnevali prova a toccare in direzione di Laurato che viene anticipato, scavalcato il numero 11, ancora Regis col tacco verso Buono, può aprire per T6 che può scaricare il destro ed è il gol del 4-2. T6, azione straordinaria del CJ che adesso ha 2 gol di vantaggio a 9 dalla fine. Dai, 4-2 segnato dal CJ che aveva sofferto per almeno 5 o 6 minuti gli attacchi della Pisana che era andata più volte al tentativo di tiro e aveva messo in difficoltà la porta di Boni, ma poi con la freddezza e il cinismo che lo contraddistingue
per il momento sembra ha chiuso la partita, ma ovviamente mancano 8 minuti e ancora è tutta da scrivere questa gara, con la Pisana che attacca nel tentativo di accorciare le distanze. Pagliuca rientra sul sinistro, poi viene fermato dall'intervento di Buono, veramente onnipresente il numero 4. Adesso rimessa laterale, subito battuta, Carnevali in verticale verso Ferretti, che ha qualche difficoltà a controllare la sfera. Torna ancora da Carnevali in mezzo verso il colpo di testa tentato ancora da Esposito, che termina però direttamente nelle mani della portiere. Buono, lungo lancio verso Regis, che non controlla contro Ferretti, che poi favorisce ancora l'uscita di De Bernardo, quella scarica subito verso il numero 15, anzi numero 5, scusate, in mezzo a due, raddoppio su di lui, perde la palla, la recupera però Casciotti, che la difende bene, prova a ripartire, poi la ferma ancora Buono, rimessa laterale sulla sinistra per la Pisana, anzi no, per il CJ, dice l'arbitro, ultimo tocco degli uomini in rosso. Buono avanza tre quarti campo verso T6, l'autore del quarto gol sulla destra, che adesso prova ad accentrarsi col colpo di tacco verso Regis, che viene fermato, ne esce alla grande Laurato, poi arriva il fallo commesso da T6 e il primo ammonito di questa partita, nonostante fosse molto tesa la gara. Ammonizione per T6. Carnevali va a battere il calcio di punizione, 4-2 per il CJ, 2 gol di vantaggio sulla Pisana qui al Ciriaci. Carnevali allarga subito sulla destra verso Pace, che trova Pagliuca, che prova ad accentrarsi, perde la palla, recupera Starace in direzione di Pelucca, che adesso però deve rallentare la manovra, scambia con Buono, che è ancora in possesso. Buono larga sulla destra dove c'è Novelli tutto solo. Adesso arriva il pressing da parte della Pisana, Novelli sbaglia, la recupera Cesaro che conclude, deviazione da parte della difesa, ha rischiato tantissimo il CJ e adesso concede alla Pisana un'occasione ghiottissima con la calcio d'angolo. Calcio d'angolo sulla sinistra per la Pisana, cross sul secondo palo, colpo di testa da parte di Mazzesi a spazzare, ma che concede ancora un possesso in zona offensiva per la Pisana. Rimessa laterale, Carnevali con le mani prova a metterla in mezzo, scambio con Pagliuca, sempre Carnevali, gira verso il numero 9 che punta un avversario, va sul fondo, viene fermato l'ultimo tocco di un giocatore in maglia nera e quindi è calcio d'angolo. 19esimo, 6 minuti alla fine di questa partita, palla in mezzo, attenzione sul primo palo, colpo di testa d'uscita dalla difesa del CJ con Regis, che adesso prova a controllare e gestire il contropiede, viene messo giù, ottima difesa del pallone da parte del numero 15 che prende un fallo di esperienza e punizione per il CJ. Adesso prima ammonizione anche per la Pisana. Mazzesi va a battere questo calcio di punizione, passaggio verso Buono, pressing altissimo da parte di Cesaro con il CJ che comunque controlla il palleggio. Starace verso Buono in direzione ancora di T6, Mazzesi lungo lancio direttamente nelle mani di De Bernardo, che esce sicuro, gira sulla destra, favorisce Pagliuca che ha spazio adesso su quella fascia. Pagliuca, passaggio in verticale ancora verso Cesaro, che viene anticipato dall'intervento di Mazzesi che spazza, rimessa laterale sulla destra. Rimessa laterale sulla destra ancora per la Pisana con Carnevali che va alla conclusione, che viene respinta, attenzione perché questo rimpallo favorisce un contropiede con Regis che se ne va sulla sinistra, prova a mettere in mezzo verso di sei, esce De Bernardo e riesce a salvare ancora una volta il risultato. Pericolosissima questa azione di contropiede che era nata da un rilancio della difesa che sembrava innocuo e che invece si è trasformato in un vero e proprio assist per Regis, che poi è servito in mezzo a un pallone molto invitante per T6. Ancora bravissimo De Bernardo in uscita. Let's go.
Rimessa laterale sulla destra per il CGI, ancora in zona d'attacco con T6 che prova un qualcosa a metà tra un cross e un tiro che termina direttamente fuori. 22esimo minuto, 3 alla fine di questa partita più eventuale recupero, 4-2 per il CGI che sembrava in difficoltà e poi sembra invece adesso aver risolto la partita con quel gol di T6 in contropiede. Pisana che però ci proverà fino alla fine. Casciotti col colpo di testa va a favorire ancora l'uscita di De Bernardo che adesso deve cercare di mettere in ritmo i compagni. Lungo rinvio in direzione degli attaccanti, Mazzè si stacca di testa ma sui piedi di Pagliuca che prova una conclusione un po' svirgolata, lenta, termina sul fondo, rimessa per Boni. Due minuti e mezzo alla fine, più recupero in questa partita con Mazzesi che va al lungo rilancio verso Regis, ma la palla scavalca ampiamente il numero 15 e termina fuori. La rimette in campo Pace che gira verso De Bernardo con i piedi in direzione ancora dei compagni. Mazzesi anticipa gli attaccanti della Pisana, poi Carnevali prova a liberarsi di un avversario, perde la sfera, la recupera però Casciotti che anticipa la grande Regis e gira verso Ferretti che avanza sulla sinistra. Carnevali allarga ancora verso Pace, c'è Pagliuca sul suo auto di competenza che la controlla col sinistro, prova a scodellare in mezzo ma il cross è troppo lungo. Grazie. Con le mani Boni verso Novelli, buona partita anche del numero 5 che ha governato nel migliore dei modi la fascia di competenza, vale a dire la destra. Attenzione adesso a questo passaggio sbagliato di Estarace che stava per costare la perdita del possesso che però il CJ mantiene. Adesso ha qualche difficoltà la Pisana che forse è calata anche fisicamente, poi però errore brutto in disimpegno difensivo da parte della retroguardia del CJ con Carnevali che adesso imposta questa azione offensiva per la Pisana. Carnevali prova a metterla in mezzo in direzione di Cesaro che viene anticipato, colpo di testa da parte di Novelli verso Boni che esce con le mani. Un minuto alla fine più eventuale recupero, Pisana sotto di due che adesso è alla disperata ricerca di quel gol, quello del 4-3 che farebbe sperare negli ultimi secondi alla squadra del presidente Di Pasquale di poter recuperare questa partita. Ora ancora Carnevali in mezzo al campo, allarga sulla sinistra, riceve sempre il numero 10 dopo lo scambio con Ferretti. Carnevali ancora per Ferretti, si accentra, scarica verso Pagliuca che può caricare il sinistro, tiro respinto, ancora Pagliuca, va un'altra conclusione, parata di Boni. Ancora rimessa laterale, Pisana che ha sempre all'attacco con Laurato che in qualche modo controlla questa sfera, poi la cede a Casciotti, Pagliuca la salva dal fallo laterale. Pace avanza, vediamo se prova addirittura una conclusione, favorisce invece Casciotti che forse può andare al cross, va verso Pagliuca che deve accentrarsi, prova invece il cross col sinistro, cross che attraversa tutta l'area di rigore e termina fuori. Tempo regolamentare scaduto, stiamo aspettando l'indicazione da parte dell'arbitro dei minuti di recupero. 4-2 per la Pisana che è alla ricerca dell'impresa disperata, vale a dire quella di pareggiare questa partita. Con le mani ancora il portiere in direzione di Regis che viene anticipato dall'intervento di Casciotti, poi fermato dal numero 15 fallosamente. Ancora attacco per gli uomini in rosso con Cardinali che scambia ancora con Casciotti verso Pagliuca, fischia l'arbitro, finisce qui la partita. CJ batte Pisana 4-2 e sale a 43 punti in classifica, rimane a 30 la Pisana che a questo punto vede allontanarsi il sesto posto.